allacciarsi le cinture. Allacciarsi le cinture. Siamo noi che giriamo in queste città. Io, tu, lui, lei, assunti, lavoratori assenti, lontani dai nostri cuori, se ce li abbiamo ancora, se mai li abbiamo avuti. Siamo noi che giriamo in queste città, in queste macchine condizionate, frigo, pelle secca, plastica sudata, tutta incollata. Io ho bisogno di emozioni nobili, santo Dio. Spesa, buoni, casse d'acqua minerale, vita sentimentale, birre medie, sensazioni artigianali. Ruoli marginali, vittime tritate e tritatrici. Di polli, conigli, insalate, mele, birre ingurgitate. Rapide, veloci, senza tempo. Che non hai mai tempo per i cavalcavia. È sempre alla fine che vuoi che sia. Che vuoi che sia poi sigarette spente, accese, fumate a metà. Alzi gli occhi la mattina da quel cuscino sbavato. E magari qualcuno se n'è andato. Durante la notte, di prima mattina. Non fa niente, non ci fa niente. Vorremmo che non ci facesse niente. Ma poi, eccomi di nuovo qui, di nuovo ancora in pista. Attenta a come ti muovi. Prima, seconda, terza elementare, c'è chi ti vede e ti dice: ma non sei ancora in pensione? E io che cosa dovrei rispondere a una tale domanda? Fretta, frenesia, alzare l'umore senza fare troppo rumore, ardore dove non pervenuto forse resta solo in quei sogni, così veri e falsi allo stesso tempo, criogenizzato, ma io da bambino ho mai gridato, mi chiedo assorto per un millisecondo, poi eccoci qui. Io, tu, noi, e pure lui, e anche loro. Qui, qui, a scrivere, camminare, mezzo sorridere, forse un po'. Cotti, sminuzzati, triturati, polli fritti, impanati. Commercio, commercio, anime non pervenute. Subito prese e abortite. Scolarizzate, diplomate, laureate e o disoccupate. Ali tagliate. Rate condominiali trovate ben poco geniali. Vedo in giro, fantasmi sentimentali. Bisogni primari, cervelli parziali. Alcune mi sembra, siano vite da verruche, assunte più o meno precarie, taluni, hanno alti ideali, presi e spacciati con meme, dichiarazioni, numero limitato di opzioni, storie, storielle, seriali, serali, network sociali. Altri li trovi nei sotterranei degli ospedali, come in uno slasher. Problemi mentali, dicono, siano. Con quelle motoseghe cercano di sminuzzare le loro catene reali, virtuali, medicinali. Poi sono prezzi da pagare a ognuno il suo, a ognuno il suo, a ognuno il suo. C'è chi è meraviglioso animale libero e viaggia e viaggia e viaggia senza nessun peso nella sua valigia. Poi ci sei tu che ti fai sempre distruggere dalla malinconia e di colpo magari te ne voli via. Di colpo magari uno se ne vola via. Se ne vola via. Se ne vola.